Quindi, George, come l'intelligenza umana emotiva potrà essere uno strumento per affrontare questa nuova rivoluzione industriale, quindi l'intelligenza artificiale? Allora, nel passato, nell'artigianalità, si sempre usava l'intelligenza umana, l'intelligenza emotiva per fare i prodotti e i servizi. Durante gli ultimi 100 anni ci sono stati l'intelligenza delle macchine portata dentro delle grandi società e abbiamo perso questa parte di intelligenza umana, intelligenza emotiva. Quindi dobbiamo riportarla dentro le aziende. Che, correggimi se sbaglio, non è nient'altro che tutto quel made in Italy che ci riconoscono nel mondo. Esattamente, il Made in Italy era conosciuto perché siamo stati forti in Italia, dico stati, perché i dati si fanno vedere che non siamo più forti come una volta. Perché? Perché noi si aveva questa famosa creatività che tutti, drive, energia, creatività, che tutto il mondo ci invidiava. Che cosa è successo? Successo che tramite le sirene delle grandi società, che la globalizzazione, questo tipo di tecnologia, questo tipo di tecnologia, ha ridotto questa creatività. Le sirene gli hanno detto: tu hai bisogno più tecnologia non umana, orientata umana nella società. Quindi è semplice la risposta, non è così facile da fare in pratico, ed è riportare la creatività, l'intelligenza umana dentro un'altra volta nelle società italiane. Quindi questo è possibile farlo tramite una logica, un metodo di business management system. Sì, infatti il business process management, i sistemi di questi sono strumenti validi, è solo come viene usato lo strumento, ok? Allora, sistemi che io conosco, che mi dicono che sono esperto, sono i sistemi molto meccanici, ok? Business process management molto meccanici, che funzionano molto bene per la Coca-Cola e tutto l'altro. Quello che i piccole e medie imprese pensano che usando strumenti di loro funzionano anche bene per loro, non è così. Quindi deve essere un'altra soluzione che rende più umana questi tipi di sistemi. Trovare una soluzione non è facile, e quello che ho visto del software che è stato sviluppato dal tuo team è fantastico. Allora, è un paradigm change, un cambiamento del strumento che porta l'intelligenza delle macchine dentro le aziende. Il software che è stato sviluppato si porta dentro anche la capacità di reintrodurre l'intelligenza umana emotiva dentro l'azienda, riaccendendo o diciamo soffiando sul fuoco, riaccendere la creatività delle aziende italiane. Quindi si parlerà di casi, si parlerà di dati, si parlerà soprattutto di risultati. Se sei un imprenditore, un manager, non puoi mancare all'evento che del 3 di aprile alle ore 17 in Sala Libretti, la sede del giornale di Brescia, e qua sotto comunque troverai il link per poterti iscrivere all'evento. È molto importante quello che tuo team ha sviluppato, perché ci sono aziende che già usano piccole e medie imprese, gioielli nella zona bresciana, italiana, che stanno già usando questo software, che stanno avendo risultati fantastici. Quindi io sono molto entusiasta di questo, quindi complimenti al tuo team, Grazie Giorgio. Alfredo. A Ok? Ok, a presto. presto. Grazie a tutti. Ok.